Per cominciare, grazie. Un applauso preventivo, i migliori. Sicuramente quelli sinceri. E applaudite la promessa che vi è stata fatta. Allora, oggi pomeriggio ci siamo inventati una forma, diciamo, strana, non so se sia avvenuta altrove, nulla di particolare, però abbiamo, voi tutti avete un biglietto solo che varrebbe per due eventi che sono consecutivi, con una piccola pausa proprio per tirare il fiato e per bere un goccio d'acqua chi resterà sul palco. Si può uscire e rientrare, però comunque ci sarà una breve intervallo. E l'argomento è un po' l'umorismo surreale, che basato, si dice così adesso, se ne siete accorti, basato essenzialmente a Milano. E incominceremo con una carrellata su diverse forme di umorismo basato, proveniente da Milano, con intanto due esperti e io che li modero, perché altrimenti sono persone litigiose, bisogna tenute separate, e poi invece avremo un altro ospite. Quindi incominciamo, e però ogni evento va annunciato in maniera rituale. Abbiamo qui Giovanni che è addetto a quello per quanto riguarda il primo evento, poi il secondo lo riannunceremo. Allora, benvenuti a tutti alla terza edizione del festival Il Senso del Ridicolo, organizzato dalla Fondazione Livorno Arte e Cultura e in collaborazione col Comune di Livorno e ovviamente promosso dalla Fondazione Livorno. Allora, l'evento è numero 8, Marco Arvimagni, Stefano Barbezzaghi e Sandro Patee, Milano che ride e si diverte. Si prega di spegnere il cellulare, grazie. Allora, prima parte a memoria. Rispetto al mio alfabetico, Marco Arvimagni e Sandro Patee. Buonasera, buonasera. Grazie Stefano per l'invito. Marco Arvimagni è un valoroso radiofonico, tende a prevaricare, ma io lo terrò tranquillo. Mi modererò da solo. Ha delle idee molto molto chiare su quello che sta per avvenire e diciamo le smentirà prontamente. La realtà si incaricherà di smentirlo, come spesso accade nell'umorismo di tipo milanese. Allora, ve li presento. Marco Arvimagni, appunto, a parte il fatto che qui a Livorno è una presenza costante del festival, fa parte praticamente del cast fisso, anche perché abbiamo l'onore di avere come media partner Radio 2, per cui lui cura diversi tipi di interventi. C'è anche lo spazio di Radio 2 alla bottega del caffè, dove c'è la libreria e via dicendo. Detto questo, ha un lungo ormai decorso nella radiofonia milanese, a partire da Radio Popolare, diverse trasmissioni più o meno umoristiche, e una specialità che è la poesia, insomma anche questo a Livorno l'abbiamo già esperito, la poesia di tipo sperimentale e ludico e a sfondo anche divertente, anche se prova del dolore e sa come esprimere persino quello. Oggi, per sollievo complessivo totale, non parleremo di poesia. Non parlerei di poesia, ecco. Poco. Io pensavo di sì, ma infatti no, poi vediamo chi dirige. E Sandro Patee, a richiesta, diciamo. Parliamo di poesia solo a richiesta. E qui invece alla mia destra fa un mestiere da persona quasi seria, no? Grazie. No, marketing, quelle cose che appunto si studiano a Milano, peraltro nell'università in cui io insegno. Lì lui si è laureato da qualche anno, ha un pallino per la comicità milanese, che lui anche di quella degli anni in cui lui o non era nato o non poteva andare a frequentare locali, cioè proprio il derby, se ne è già parlato, questa istituzione milanese in cui si sono formate, insomma, negli anni 70, fine anni 60, anni 70, delle esperienze che poi sono diventate famose: Enzo Iannacci, Beppe Viola, Cochi Renato, sullo sfondo di Dario Fo e varie cose. Anche Paola, il primo giorno che è venuto qua, ne ha parlato, quindi un po' un marchio di fabbrica dei milanesi. Infatti, si è laureato alla IULM con una tesi su Enzo Iannacci, che è diventata un libro
che ha preso titolo dal commento che Iannacci davanti alla commissione di laurea fece sulla sua tesi. Un ottimo lavoro, peccato l'argomento. Ecco, peccato l'argomento è il titolo del libro, e in realtà molto più veloce, qui addirittura le ha portate. Noi non facciamo presentazioni di libri al festival, però quando escono è See You Later, è una biografia di Guido Nicheli, Una vita da commenda, prefazione di Gerry Calà e nota critica di Gianni Canova, che è il rettore nominato della IUR. Questi erano i preliminari. Ora, Marco Ardemagni ha appunto un'idea molto chiare sullo svolgimento. C'era quella cosa che dicevi, il passato, il futuro, la comicità, spiegacela. Ma più o meno ci siamo divisi un po' i compiti, visto che Sandro è un grande appassionato del derby, del periodo, diciamo, che va dagli anni 60, anche un po' prima, ultimi anni 50, fino praticamente ai giorni nostri, perché poi parliamo di comicità, Iannacci purtroppo ci ha lasciato pochi anni fa, molti di quegli interpreti sono ancora operativi, insomma, sia pure in altri ambiti, allora lui si occuperà più della modernità e io cercherò di l'origine, tu. Di dimostrare che ai livornesi, che sono dei re dell'umorismo, che anche noi a Milano insomma ce la caviamo discretamente, e che la comicità milanese da più parti insomma ha un padre nobile, che è sicuramente Carlo Porta, poeta che dialettale, e che per motivi un po', appunto, uno per il fatto che scriveva in dialetto milanese e un po' per i temi licenziosi della sua produzione, vi leggo il finale, l'ultimo verso, non so se ci sono dei minorenni in sala, della sua poesia più famosa, La Linetta del Verzé, ve lo leggo in milanese: Vegni, vegni, gesun, cecca e il cadin. Vuol dire vengo, vengo, in quel senso lì, ci sono arrivato, cecca il catino. È una lunga conversazione tra un cliente e una prostituta, una poesia bellissima, ma non solo non viene insegnata nelle scuole, come potete immaginare, ma si fa fatica a trovare in rete. Poesia molto lunga, una delle, direi, delle 10 poesie più belle della produzione italiana, diciamo, dall'Ottocento a oggi. Il finale che peraltro preannuncia il finale dell'Ulysses Joyce, il monologo di Molly Bloom. Vabbè, sì. Insomma, questi sono umorismo irlandese a cui dedicheremo una delle prossime edizioni del festival. Allora, se tutti siamo d'accordo nell'individuare con Carlo Porta il padre nobile della comicità milanese, perché poi le sue poesie erano veramente molto, molto spiritose, poi da lì un po' ci si perde. Allora io c'è un articolo di Sai Bene che è uscito per Doppio Zero, una rivista collaterale al festival. Qui abbiamo Gabriele Gimmelli, che è uno degli interpreti principali, e individua in due passaggi, tra l'altro due uomini che sfioravano la politica, quello di Giovanni Visconti Venosta col Po' de Anselmo. Lui era un fratello di un ministro degli esteri, dice: passa un giorno, passa l'altro, ma non torna al Po' de Anselmo perché era molto scalto, partì in guerra e mise l'elmo. Qui siamo nel 1856, e poi la traduzione di Pierino il Porcospino fatta dall'ex sindaco di Milano Gaetano Negri. Ma io ho trovato una cosa che sorprendente. Tra il 1800, non l'ho trovata io, ci ha lavorato tantissimo questo Michele Giordano, tra il 1848, pensate, il 1925, in Italia vennero pubblicate più di 500 riviste umoristiche. Cioè siamo un numero, alcune erano riviste molto piccole, magari una sola persona, due, tre ci lavoravano, alcune ebbero una fortuna anche negli anni, e quasi la metà di queste riviste erano pubblicate a Milano. Allora, per iniziare, l'altra metà a Livorno, E l'altra metà a Livorno, no, a molte anche nei dintorni, di Pavia, essendo una città universitaria, quindi con la tradizione della goliardia, un po' anche a Pavia, Lodi. Allora, per iniziare, poi lascio la parola molto volentieri a Sandro, a Stefano, insomma, vi leggo, per iniziare un po' col buon umore, una selezione dei titoli delle riviste umoristiche uscite tra il 1848, la prima, dopo vi leggiamo eventualmente anche l'indirizzo ai lettori del primo numero, e il 1925. Allora, sono i titoli delle riviste: A quel paese, Alla baionetta, Arlecchino re, Attenta al basel, che in milanese vuol dire attenti al gradino,
Biblioteca per ridere, Capitan Fracassa, Carlo Porta, Caro Lei, Cinematografo Umoristico, Il Corriere della Serva e Il Carnevalun. Questo tra l'altro, Il Corriere della Serva era un giornale fascista che se la prendeva col Corriere della Sera perché era troppo moderato. E Il Carnevalun, e Il Minestrun, e Il Paese della Cuccagna, Erezioni Generali. Cioè siamo nel 1904, cioè non te l'aspetti, Erezioni Generali, Falla tagliare, Ficcanaso, Il Motto per ridere, Gli Intimi, Il Guerrino Meschino, che è quello che ha avuto la vita più fortunata, il birichino di Milano, Il Buon Umore Milanese, Il Cadavere, Il Cestino da Viaggio, Il Chiacchierino, Il Chiacchierone, Il Diavoletto, Il Diavolo a Quattro, Il Diavolo Rosa, Il Diavolo Rosso, Il Diavolo Zoppo, Il Goliardo Sono Me, Il Maldicente, Il Manicomio, Il Marciapiede, Il Matto, Il Moscerino, Il Moscone, Il Mulo Anticlericale, Il Pistolotto, Il Prode Anselmo, Il Pupazzetto Milanese, Il Pupazzetto Nuovo, Il Resto al Virginia, titolo criptico, Il Risotto Sanitario, Il Velocipede, L'Allegria, Loca Magari Capitolina, L'Umilissimo, L'Uomo che ride, L'Uomo di Paglia, L'Uomo di Pietra, La Busecca de Milan, La Trippa di Milano, La Calunnia, La Caricatura, La Cicala Politica, La Classe di Asen, La Classe degli Asini, La Coda dell'Occhio, La Forbice, La Mosca di Milano, La Palanca, La Settimana Umoristica, La Toga, La Settimana Umoristica del 1900-1901. Poi c'è La Toga, La Trottola, La Zabetta, che in milanese è un po' la charliera, diciamo così, anche un po' pettegola. Pettegola, sì. No? Anche una connotazione anche maligna. Sì, sì. Lo Spirito Folletto, che è il primo, che uscì nel 48, Manicomio, senza l'articolo, con il punto esclamativo, Marionette, Maschietta, uno dei miei preferiti è Men in Pipo, del 1860, Milano Ride, Milano Se Ne Ride, Schizzi e Sgorbi, poi c'è Sesaminga, cioè non si sa, L'Asino, poi c'è una serie di riviste contro l'esposizione del 1881. Noi abbiamo avuto l'Expo 2015, un'esposizione nel 1906, ma prima ancora una nel 1881. Sono cinque riviste contro quell'esposizione: L'Asino, l'esposizione del 1881, Esposizione Mondiale, punto di domanda, Il Fiasco dell'Esposizione Mondiale, Meneghino, l'esposizione del 1881, l'ultima, il più bello, una rivista del 1888, La Donna Non Ancora Tagliata a Pezzi. Bellissimo. Questa è soltanto una selezione delle riviste umoristiche pubblicate a Milano. Facevano molto ridere anche quelle altre, però... Ma presuppone che ci fosse una donna sola non tagliata, cioè la donna, no? Non ancora. Allora, va indagato. Qui per me si faceva riferimento al gioco del prestigiatore, no? Quello della, sì. Di cui Rocco Tanica, che ci seguirà, è un grande appassionato. Sì, 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 so anche delle cose su questo che però secondo me lui non vuole che siano diffuse. Sì, cose un po' leggende che circolavano in certi ambienti milanesi sulle donne tagliate a pezzi e Rocco Tanica. Quindi diciamo che, dopo magari qualcosa di... Quindi voglio dire, insomma, eravamo messi bene. Carlo Porta, avevamo addirittura due eminenti politici che scrivevano umoristicamente e avevamo un florilegio di riviste umoristiche che la gente, che gli appassionati compravano e si in famiglia si leggeva. Mio nonno è dell'89 e leggeva le poesie milanese in casa. Quindi, ok, Livorno giù il cappello, però anche a Milano, insomma, ce la cavavamo. E dalle riviste passiamo invece alla tradizione orale. Sì, direi che il filo conduttore potrebbe essere il coraggio di andare un po' controcorrente, che c'era anche in questo piccolissimo locale di Milano, il Derby Club, via Monterosa 84, vicino allo stadio di San Siro e al Trotter. Locale molto curioso, molto piccolo, probabilmente chiuso perché a un certo punto violava le leggi, quelle insomma... troppe persone in un ambiente troppo piccolo, sotto un ristorante. Dopo l'incendio del Cinema Statuto di Torino, la legge divenne, che è anche il motivo per cui il Teatro Goldoni è stato chiuso, sì, qui a Livorno per moltissimi anni, perché l'adeguamento alle nuove normative è architettonicamente oneroso. La magia però di quel locale, dove sono passati tantissimi, Iannacci, Gaber, Cocchi Renato, Lauzi, Andreasi,
ma non solo dei comici, sono passati anche dei designer, dei pittori, Lucio Fontana andava, Piero Manzoni andava, alcuni dischi di Chet Baker sono registrati al Derby Club di Milano, che se vi capita di andare a vedere è un posto che ha un palco che è un quarto di questo e che credo al massimo di capienza con le persone in piedi arrivava a 80 persone massimo, quindi un posto veramente piccolo. Io quando, come ha detto prima Stefano, ho fatto la tesi di laurea su Enzo Iannacci, pensavo di fare un lavoro strutturato sulle canzoni di Enzo Iannacci, poi lui l'ho incontrato in una fase della sua carriera in cui finalmente era molto rilassato, era molto tranquillo, era in pensione da poche settimane, mi ha raccontato cos'era il derby, come funzionava la comicità del derby, ed era un locale, vedi già il panico, perché cosa sarà il derby? No, era un locale in cui il funzionamento della comicità era diverso da tutte le altre zone di Milano, c'era una comicità diversa. E Iannacci me la spiega così. Iannacci, insomma, un po' lo conoscete per le canzoni, aveva una verve comica tutta sua, uno stile molto sgangherato, si faceva fatica anche a parlare alcune volte, però apriva tante parentesi, ogni tanto diceva qualcosa di illuminante che faceva molto ridere. E lui me l'ha spiegato... Meno di Gimelli, però. Eh? Meno di Gimelli. Meno di Gimelli. Dai, lui, ne ha parlato lui, io, guarda... Faccio la spalla. Qui siamo nel pubblico grande, quindi non entriamo nei private joke, delle cose per pochi intimi che abbiamo visto i domenicani questa mattina. E lui me ne parla alla Iannacci e poi io ne do un significato, no, di questo atteggiamento di parlare dei tempi in cui lui aveva 20-30 anni, viveva di notte, faceva già medicina, infatti alcune ballerine del derby dicevano... C'è un ragazzo che è molto bravo, ha curato mia zia, mia nonna, ed era Iannacci che sta studiando cardiochirurgia. E me l'ha detto così, era il rifugio di noi disperati che vivevamo di notte, e la comicità, se dovessi dire come funzionava, era questa, ed era diversa da come per esempio stamattina Walter Fontana ha spiegato come lavorano i grandi maestri, per esempio come si lavora allo Zelig, per esempio, come lavora Woody Allen, come si lavora in televisione. La prima battuta era fondamentale, e lui racconta che quando si esibiva a Derby, esattamente come quando scriveva le canzoni, non si preparava mai niente. Alcuni musicisti dicono che arrivava con alcuni appunti sui biglietti del tram, con degli accordi di massima delle canzoni, cioè non tenersi mai al corrente, e stava zitto 5 minuti. Cioè, se io adesso sto zitto 5 minuti, dopo un po' arrivano un carciofo, un pomodoro. Lui andava su un palco e stava zitto, proprio ma zitto, zitto. Si staccava magari la barba, si con i capelli, ogni tanto un colpo di voce da lontano, e lui diceva la prima cosa che si dice in queste condizioni fa ridere. Per esempio, raccontava che aveva convinto Renato ad andare su un palco e stare zitto 5 minuti e dire dopo 5 minuti: il mare ce l'abbiamo avuto anche noi a Milano. Pausa, uno dice: poi sono arrivati i tedeschi, ha spaccato su tutto. Questa cosa qua viola un po' le cose che ha detto Walter stamattina, anche alcuni meccanismi comici, non sono un teorico della risata, però effettivamente preparando tutto il prima e cercando di fare del cabaret anche zitti, funzionava. Iannacci su questo era un maestro. Io l'ho visto fare questa cosa qua allo Zelig da lui, e l'unica volta che siamo andati insieme, mentre io lo stavo intervistando per la mia tesi di laurea, una sera mi ha detto: andiamo allo Zelig. Ovviamente c'era Bisio, appena l'ha visto l'ha invitato sul palco, lui ha fatto proprio stile derby, è andato su, è stato zitto 5 minuti, da lontano cominciava a dire la prima cosa che ha detto, toccandosi, noi che ci vantavamo, dicevamo sì, noi siamo con Iannacci, bravo, cioè la prima cosa che ha detto è stata: i booster sono finiti, non ordinateli perché sono finiti. Inspiegabilmente a ridere. Però c'è un'isotopia tedesca, cioè i tedeschi hanno spaccato tutto il mare, i booster sono finiti. Questo è un filo rosso, cioè, che non avevo notato. I crauti, perché poi sono i crauti anche della famosa canzone. Ma appunto, uno, insomma, la cosa che io avevo lanciato come...
era proprio questo, cioè il mare c'è anche, no? Ce l'avevamo anche a Milano, e che poi nel disco di qualche Renato era diventato, cioè c'è ancora il pesce adesso in via Spadari. Sì, perché dicevano così, centro perché di Milano, molte. C'era una pescheria. Via Torino è tutto uno scoglio. Via Farini. O via Torino tutto uno scoglio. No, via Torino. Via Torino tutto uno scoglio. C'è ancora il pesce adesso in via Spadari. Dove via Spadari. C'è un paio di pescherie famose, che però era già quasi una riduzione alla logica, no? E invece la cosa, i problemi del derby erano molto più estremi, non dovendo incidere in un disco. Questa determinante, diciamo surreale per intenderci, no? Poi probabilmente non è la cosa proprio più esatta da dire. C'è sempre stata? Ad esempio, qui siamo. La parodia possiamo considerarla surreale un pochettino? Dipende. Allora, prima vi ho citato 4-5 riviste che erano nate soltanto riviste umoristiche come diciamo opposizione all'organizzazione che già allora si diceva un po' un sottobosco non raccomandabilissimo politico dell'esposizione del 1881. Cosa succede? A Milano c'è questa esposizione che si svolge nei giardini di Porta Venezia, quindi palestra, non so per chi è pratico di Milano, dove c'è il Museo di Scienze Naturali, uno dei due spazi verdi di Milano, l'altro è, adesso è appena entrato, ho intravisto Rocco Tanica, l'altro è Parco Sempione, quello che è verde e marrone, e l'altro è questi, sono i giardini appunto di Porta Venezia. E lì si svolse l'esposizione del 1881 e attorno all'esposizione, tra l'altro, ogni giorno il Corriere della Sera pubblicava il numero esatto dei visitatori, l'incasso, gli abbonamenti, cosa che a Expo 2015, nonostante i tornelli elettronici, non siamo riusciti a fare, ma questo non vuole suonare come una critica. Attorno all'esposizione si pagava una lira, c'erano 5 eventi collaterali, uno di questi era una mostra di belle arti, una esposizione di belle arti. Cosa fanno gli scapigliati milanesi? Siamo nel 1881, fanno la parodia della, si pagava un biglietto a parte per l'esposizione delle belle arti, fanno la parodia e fanno l'indisposizione delle belle arti. E era esattamente, stava alla esposizione, quella ufficiale, come appunto le parodie che gli Storie Tese facevano al Festival di Sanremo. Cioè, lo stile era assolutamente quello, però il contenuto era parodistico. Però, già allora, voi direte, ovviamente i giornali ufficiali boicottavano, no, queste manifestazioni. Invece, era talmente connaturato al sentimento milanese che il Corriere della Sera magari non dedicava lo stesso spazio, ma dedicava moltissimo spazio anche all'indisposizione. Vi leggo che anche i giornali non erano paludati, erano perfettamente inseriti nello stile leggero e parodistico dell'epoca. E siamo nel 1881, quello che noi possiamo pensare come un periodo oscuro, o magari un po' retrò, no? Non c'era ancora la Belle Époque, però c'erano gli scapigliati. La scapigliatura milanese è ispirata alla bohème francese, risale a qualche anno prima, dopo magari vi leggo qualcosa del 1862, qui però siamo nel 1881. Allora, vi leggo la recensione del Corriere. Si è inaugurata ieri sera l'indisposizione di Belle Arti. Essa è collocata in via San Primo, nell'antico studio dello scultore Pompeo Marchesi. La facciata è bizzarramente dipinta e a lettere d'oro coperte in parte da un'immensa tela di ragno vi si leggono queste arcane parole. L'arte è un immenso vuoto, una sconclusionata parola, un'immane vastità, un grave fondo e un leggero refrigerio. E sotto si legge il nome, Marco Tullio Morbelli. Entriamo. Una vasta sala illuminata a gas è affollata di invitati. Le autorità cittadine vi sono tutte, vi sono artisti, giornalisti, c'è anche qualche signora. Nessun apparato ufficiale, nessuna pompa, c'è tutto in famiglia. La frase generale, la frase che corre sulle labbra di tutti al vedere tanti quadri, tanti busti disposti intorno alla sala, è una sola: riuscita, riuscitissima, che matti di artisti.
Questa frase fa contenti gli artisti che dispensano strette di mano. Questa mostra è veramente un'esplosione di buon umore. Nessuno che ponga piede in questa sala rimane malinconico. Nessuno che vi esca si chiama pentito di esservi entrato. Dovremmo descrivere i quadri, tutte le statue, ci sarebbe da empire un volume, poi l'effetto che produrremmo con la parola sarebbe pallidissimo al confronto di quello che producono certi quadri a tempera, il cui soggetto è una trovata briosa, le cui tinte sono messe giù con grande talento. Diremo solo che la maniera del Michetti è contraffatta con vero spirito. Il Michetti è anzi il più bersagliato di tutti all'indisposizione. Prendevano, insomma, per i fondelli questo Michetti che era un po' andava giù di maniera. È il più bersagliato di tutta l'indisposizione di belle arti, ma lo è con grazia, ed egli, il pittore pieno di estro, non può darsene a male. C'è un quadro intitolato Una fuga di Bach, le cui parole dorate si leggono ad uso Michetti sull'ampia cornice nera. E cos'è questa fuga? Una quantità di bachi da seta che stanno per fuggire da una bigattiera, e da un lato sulla cornice c'è un ammasso di bozzoli. Quindi fuga di bachi. Cioè, capite, siamo nel 1881, ora io dico, e l'articolo avanti su questa, insomma, c'è un altro, cioè mi verrebbe voglia di leggervelo tutto, ma non c'è tempo, casomai se qualcuno... Allora, è sull'archivio del Corriere della Sera, cercate il 14 giugno, è reperibile, se qualcuno vuole ve lo passo, insomma, insomma è già allora, insomma, era la parodia, ma una parodia garbata, una parodia accettata anche, dall'intelligenza, dalla borghesia milanese, aveva cittadinanza all'interno di una manifestazione ufficialissima in cui si celebrava anche l'unità nazionale, perché già allora si erano resi conto che nell'861 si era unita l'Italia, ma mancava ancora un'unione economica. Ma fai la mostra e subito fai anche la presa per il culo. E stasera alle 21 succedono due cose. Al Teatro Goldoni abbiamo Giffuni che ci legge delle pagine di Gadda, che negandolo però era comunque un discendente della tradizione, appunto, della scapigliatura, Carlo Dossi e via dicendo, e sicuramente poi si riferiva a Carlo Porta, e infatti appunto aveva, malgrado la sua immagine di scrittore serio e anche drammatico e complicato, lui stesso diceva il convoluto Eraclito di via San Simpliciano, dove lui abitava, essendo però anche via Manzoni, a proposito di discendenze letterarie. Ma appunto, mentre alle 21 Giffuni ci leggerà Gadda, per chi preferisce il cinema, ci sarà la proiezione di Saxofone con Renato Pozzesto. Poi, Saxofone, bell'animalone, io ricordo molto bene la canzone, sì. Anche perché appunto ero negli anni in cui uscito ero un sassofonista a mia volta in erba, e quindi appunto venivo preso molto in giro dai miei compagni di classe per questo. E c'è una relazione tra appunto queste origini anche alte, appunto, che comunque, cioè, il giornalismo testimoniava di parodia dell'arte, che però era arte essa stessa, e ciò che succedeva appunto attorno a Dermi, con i suoi sfoci televisivi, cinematografici, radiofonici. Sì, allora, come Enzo Iannacci faceva delle canzoni, anche questo per alcuni meccanismi della comicità, un po' da suicidio, faceva delle canzoni che parlavano, non so, di persone che conosceva, della via sotto casa. Per esempio, c'è una canzone che a un certo punto cita via Lomellina, che uno di Livorno di chissà dov'è, è una via dove Iannacci è cresciuto, perché suo papà faceva l'aiutante maresciallo dell'aeronautica, e l'aeronautica dava delle piccole casette in questa via che collega Lambrate all'aeroporto di Linate. Esattamente come Iannacci metteva dentro i luoghi che frequentava di più, i luoghi che amava, i luoghi in cui è cresciuto, che fuori da Milano, io per esempio che sono nato in provincia di Milano, ho dovuto ricostruire un po' la topografia delle canzoni di Iannacci e capire di cosa parlava quando parlava di alcune zone, per esempio perché preferiva al posto del Duomo
zona di Viale Monterosa, San Siro, perché era milanista, eccetera, eccetera. Allo stesso modo Pozzetto, quando ha fatto il botto, cominciato a fare i film, e ne ha fatto, quando è andato via dal derby, perché è arrivato il contratto col cinema a Roma, ha fatto veramente il botto, quando ha avuto la possibilità di fare lui un film, ha chiamato tutti i vecchi amici del derby, e in saxofone ci sono tutti i più grandi amici. Non è un capolavoro, ma in molte scene vedrete tutte le persone che al derby andavano, magari non salivano neanche sul palco, come Guido Nicheli, il Cumenda del cinema italiano, che ha sempre fatto per tutta la vita il milanese imbruttito, quello che fa finta di avere i soldi, ma poi alla fine greminga, come diceva lui, ci sono in questo film. Tenete presente che a un certo punto Pozzetto comincia a fare film a raffica, si divide momentaneamente da Cocchi Ponzoni, Aurelio Cocchi Ponzoni, e va a Roma. A Roma, intorno agli anni, ai primi anni 80, ci sono due Rolls Royce che girano per la città. Una è di Robert De Niro, che gira 900, di Bernardo Bertolucci, l'altra è di Pozzetto, che gira Mia moglie una strega. Quindi ha fatto un sacco di soldi. Però non ha dimenticato tutti gli amici del derby, e in questo film vedete alcuni doppiati, vedete un giovane Teocoli che fa il marito di Mariangela Melato, anche lei milanese, anche lei passava dal derby, un po' come faceva Iannacci parlando delle persone che vedeva sotto casa, un film a chilometro zero con un sacco di luoghi, non c'è il derby, però i luoghi della Milano degli anni 70 ci sono tutti. Per esempio c'è un altro posto che mi piace ricordare, importantissimo per ricostruire la comicità milanese, perché poi alla fine è un po' il tema di questo incontro, il bar pasticceria Gattullo di Porta Ludovica. Non vi dirà niente, se vi capiterà di passare da lì vedete un sacco di foto interessanti alle pareti, e capirete che un po' un pezzettino della comicità milanese, come diceva Stefano prima, surreale, strana, un po' 20 centimetri da terra, difficile da entrarci, perché come ho fatto io con Iannacci, ho dovuto entrare nella sua testa e cercare anche di interpretare come parlava, non di facile lettura. Si capisce tutto questo, si capisce in un locale del genere. La cosa che mi piace dire di questa comicità, perché poi dopo alla fine di questo, diciamo, incontro dedicato al marchio di fabbrica milanese, di un tipo di comicità, bisognerà capire da dove arriva. Secondo me un piccolo segreto era quello che a un certo punto in quegli anni, tra la fine degli anni 60 e 70, si incontravano in luoghi, come poteva essere anche questo, delle occasioni anche fortunate, delle persone molto diverse tra loro. Io nel libro su Iannacci ho intervisto Enrico Intra, che è un jazzista, perché il Derby Club nella sua prima versione si chiamava Intras Derby, che era un locale dove si suonava il jazz e Intra era il direttore artistico, e lui mi diceva: senza il derby io sarei al parco a leggere L'Unità. Il fatto che io andassi alla sera a chiedere a Tenco su cosa stai lavorando, su una roba a base di sax, forse se riesco la faccio sentire quelli di ricordi. Poi vedeva Franco Cerri, che è diventato famoso per essere l'uomo in ammollo, ma è un jazzista esagerato, bravissimo. Su cosa stai lavorando? Ma c'è una canzone che ricorda un po' Django Reinhardt. E per differenziarsi da chi faceva il proprio mestiere per differenziarsi da chi faceva un altro mestiere, per esempio Lucio Fontana, che prendeva un rasoio, tagliava la tela e diceva: ho fatto un'opera d'arte. Per differenziarsi, per fare anche dei gesti così strani, quelli del derby facevano a modo loro qualcosa di provocatorio, qualcosa di surreale, qualcosa di strano. Prima, nell'incontro di prima, si è parlato di Facebook, delle persone che stanno tanto sui social network. Ecco, viene da pensare che questo algoritmo di Facebook, che dovrebbe metterci in contatto con delle persone che non conosciamo, non funziona. Il derby funzionava molto di più dell'algoritmo di Facebook, perché immaginate una serata come tante, potevate trovare Ugo Tognazzi, che stava girando a Milano Romanzo Popolare, quindi andava a fare un salto lì a vedere chi si stava esibendo, Cocchi Renato, che lì ci hanno fatto 10 anni, Gaber, che già faceva le tournée, ma quando veniva a Milano faceva un salto, Piero Manzoni, Bettino Craxi,
Francis Turatello, cioè questo è un algoritmo che funziona, no? Come quello di Facebook, che ti fa vedere solo gattini, piatti e piedi. Cioè, no, è bello questo sottolineare la dimensione collettiva e anche il tirar tardi. Cioè, nel senso che, così come nell'Ottocento, voi leggete i romanzi della Scapigliatura, gente che tirava alle 3, alle 4 di mattina quasi quotidianamente. Vi suggerisco di leggere di Cletto Arrighi La Scapigliatura il 6 febbraio, che chiude con la rivolta del 6 febbraio del 53, 1853. Era gente che tirava tranquillamente alle 4 o 5 di mattina, così come negli anni 50. Quindi il successo di quei due momenti, che poi diciamo sono i due pilastri della comicità milanese, è dovuto anche a una comunità che si trovava anche casualmente, c'è un po' dell'effetto serendipity, ma all'interno di un mondo che si conosceva e che si riconosceva, cioè dava validità e si migliorava, no? E magari si copiavano le battute e si ispiravano a vicenda, quindi momenti magici. Stavo tra l'altro pensando che tirare tardi o tirare mattina, forse meglio, è il titolo di un romanzo di Umberto Simonetta, bellissimo, che, molto che bello, viene ripubblicato in questi tempi. Beh, insomma, avevo notato che appunto, ultimamente sono stati ripubblicati vari romanzi, varie opere, varie di Annacci, di Viola, insomma, che appartengono a quel mondo lì, così come è uscita dagli archivi, non so perché sia successo ora, da poco, la vedo continuamente rimbalzare questa intervista importantissima a Paolo Villaggio, un giovanissimo Paolo Villaggio che nel 75 ha avuto successo con il secondo libro di Fantozzi, dopo il primo, e si apprestava a pubblicare il film, viene intervistato a mezz'ora, per mezz'ora dalla televisione svizzera e racconta in maniera anche abbastanza seria, dicendo delle cose che fanno piangere un po', cioè ci fanno un po' piangere il cuore, perché diceva: il mio libro in Italia si legge poco, un libro è già un best seller quando ha venduto appena 80.000 copie. Ma magari 80.000 copie adesso sono una cifra mostruosamente alta, e lui ne aveva vendute già 200.000, dice, con un libro che ho scritto in 3 settimane. Quindi appunto c'era tutta una cosa che usciva, ma io vorrei anche aggiungere della carne al fuoco, perché a volte appunto ci si concentra soltanto su alcuni elementi, ma la mappa è anche più ampia, perché ieri avevamo Bianca Pizzorno e Davide Tortorella che ci raccontavano quello che accadeva a Corso Sempione con appunto Ciro Tortorella, Ettore Andenna e via dicendo. Ma c'era Linus con tutta appunto quella parte, la generalità di Gandini, altrettanto scapigliato e scapestrato, Oreste Il Buono, che inizialmente era contro Linus, era contro i Peanuts, e poi ne diventa invece il direttore e animatore, e appunto certe cose nascevano qua, ma nascevano anche là. Quindi proprio un complesso anche culturale che innanzitutto intratteneva e divertiva il pubblico, ma che da cui appunto sono nate tante cose innestate sull'editoria poi milanese, che ovviamente era dominante. Posso dire una cosa su Paolo Villaggio, visto che mi hai lanciato questo assist, visto che io l'ho intervistato, ha fatto la prefazione della biografia su Iannacci, è in linea con quello che dicevi tu, quando si arrivava a Milano, l'ha detto anche la Cortellesi, un po' un incontro-scontro di comicità, cioè la propria personalità, poi incontri milanesi, incontri delle abitudini evidentemente leggermente diverse, una comicità diversa, vieni un po' contaminato. Allora, io ho convinto così Paolo Villaggio a farmi questa, come diceva Iannacci, Villaggio ha un'intelligenza mostruosa, perché è veramente una persona difficile, nel senso che è molto intelligente, forse troppo, era molto intelligente. L'ho incontrato in un ristorante e gli ho raccontato che stavo facendo la biografia di Enzo Iannacci. Iannacci, mentre lo intervistavo per la tesi di laurea, me l'aveva inquadrato così, proprio alla Iannacci, ma aveva detto: vuoi sapere cosa penso di Villaggio? È venuto al derby, pausa di Iannacci, si guardava le stringhe, guardava la moglie, ciao pupa, e poi, stavamo parlando di Villaggio, mi deve ancora 200.000 lire.
Questo era il modo di Iannacci. Di... E quindi... Allora, io sono andato al ristorante e ho detto, scusi, signor Villaggio, a me qualche anno fa Enzo mi ha detto che lei ha un debito di... E ho detto, un debito io? Può essere, io faccio così. Cioè, lui veniva a Milano a presentare questi scritti che presentava, credo, la Rizzoli, no? Il libro di Fantozzi. Fantozzi era, ecco, della Rizzoli, poi l'aveva presentato, però era passato dal Derby per vedere se funzionava, se funzionavano questi... Lui, prima, se non ricordo male, aveva pubblicato dei raccontini sull'Espresso. E poi sono stati... Sull'Europeo. E poi sono stati pubblicati in libro. E lui questi articoli che pubblicava sull'Europeo li provava anche al Derby, li provava, quindi era anche lui, come dicevi tu, è venuto a Milano per testare un po' il controscontro. Ma Villaggio è stato fortunatissimo, perché questi momenti magici che si, lui si è beccato il momento magico di Genova con De André e così, no? Con come si chiamava l'ex direttore della Fiat, Fresco. E quel giro lì si è beccato la Genova, diciamo, poi si è beccato la Milano, diciamo, non ancora da bere, ma diciamo del Derby, e poi si è beccato, è stato l'ultimo epigono della commedia all'italiana, insomma, Gassman consideravano uno di loro, però aveva tutta un'altra, Tognazzi, insomma, aveva un'altra origine. Poi si è beccato tre momenti. Genova, Milano, Roma, gli manca la canzone napoletana e poi è completo. Sì, ha fatto il giro d'Italia e poi vabbè, è della Corriere di Livorno. Incidentalmente, peraltro, quando parlavi della frequenza di Bettino Craxi, Francis Turatello, per chi non se lo ricordasse, era un grandissimo boss criminale, grandissimo come potenza criminale, ovviamente. Bettino Craxi, quando hai citato Bettino Craxi, avendo appena parlato di Iannacci e di questa sua tecnica, mi è venuta un'illuminazione per la prima volta sull'origine delle pause famose di Craxi. No? Può essere, assolutamente. Era una tecnica imparata al Derby, un piccolo sassolino filologico. Allora, Craxi era un tifoso del Torino, questo me ne rende cara la memoria. E sono torinista anch'io, del Granata, tra Granata ci intendiamo. E no, so che tu mi confidavi che allora, hai fatto una... Io devo dire una cosa, ispirato dai libri di nostro Sandro Patè, che sono stracolmi di episodi strepitosi. Cito soltanto quello in cui Iannacci in macchina con Tomelleri, Piazza Cordusio, sta guidando, a un certo punto si scoccia e scende dalla macchina, giusto? Raccontalo tu. Allora, Paolo Tomelleri non ha la patente, non sa guidare. Paolo Tomelleri è stato un musicista che ha fatto un sacco di... Immenso. Ha registrato più dischi con Enzo Iannacci. Sassofonista. E anche clarinettista. E clarinettista, ovviamente. E anche riparatore di sassofoni. Sì. È una fortuna per chi come me cerca di costruire pagine di cui si è scritto pochissimo, perché c'ha una memoria fotografica, ancora i numeri di telefono di alcune persone, eccetera, eccetera. E racconta che ha passato molto tempo insieme. A un certo punto stavano raggiungendo un locale alla sera dove dovevano suonare, erano insieme in macchina. Iannacci, a un certo punto c'era una coda in Piazza Cordusio, apre la macchina e se ne va e non torna, più. E lui, che non sa guidare, a un certo punto, immaginate, ha dovuto imparare a guidare, dice, la macchina. Lui aveva questa teoria che ti insegnava a fare le cose, cioè devi imparare a nuotare, ti butto in piscina. Infatti nel libro mi racconta questa. Ma è non un'altra. Ha fatto un intento educativo, l'ha fatto perché si era scocciato. Perché è pazzo. Allora, certo, dico anche questo di aneddoto, sempre di Tomelleri. A un certo punto, da ragazzi, comprano una Vespa insieme, Tomelleri ed Enzo Iannacci, perché Tomelleri è proprio cresciuto con Iannacci, tanto vero che mi ha detto, io non mi ricordo dove l'ho conosciuto, perché sin da bambino mi giravo e c'era Enzo Iannacci. E comprano una Vespa insieme. Era l'Armando Tomelleri. Sì. In due, come budget, non riescono a coprire, quindi tirano dentro un altro che strimpellava con loro, Nando De Luca, e in tre comprano una Vespa. A un certo punto, niente, la portano a casa, facciamo un giro per provarla. Allora, la prova Nando De Luca, fa il giro dell'isolato, casa Iannacci, via Lomellina, come ho detto, Lambrate, torna in lì. Prende Tomelleri dall'altra parte, la prende Iannacci, sparisce.
Dove è andato? Allora, parecchie settimane dopo le dico, ma Enzo, ma dove parte, dove sei finito? Ma dove è finita la Vespa? Fa, volevo fare un giro anch'io, sono andato a trovare Gilberto Giglioli, un altro che del gruppo che suonava. E fa, ma Giglioli abita in Liguria? Era andato in Liguria. E la Vespa era rimasta lì. Allora, vabbè. Allora, di episodi così nei libri di Sandro ne trovate tantissimi, sia relativamente a Iannacci che a Guido Nicheli, il Comenda, no? il Dogui. Allora, allora, nei suoi libri scopro che Iannacci era appassionato di liste. Io sono un ossessivo, maniaco ossessivo, e come avrete già colto, e allora a questo punto ho fatto una lista anche per dire quanti sono i comici milanesi, cioè non solo le riviste dell'Ottocento, ma quanti comici nati a Milano o comunque che hanno trovato a Milano ci sono. Li ho divisi in tifosi dell'Inter e tifosi del Milan. Allora, in omaggio al derby, il Milan è molto presente nelle canzoni di Iannacci, lo ricorderete, Vincenzina alla fabbrica, no? 0-0 anche ieri, sto Milan qui, sto Rivera che ormai non mi sogna più, poi quando vince il Milan in... Se me lo dicevi prima. Insomma, il Milan è stato fondante nella poetica di Iannacci. Allora, facciamo così, facciamo un gioco, un derby proprio, e segnatevi i nomi e poi vediamo se preferite la squadra dell'Inter o quella del Milan, ok? Allora, iniziamo con la squadra dell'Inter, qui ci sono quelli nati a Milano, allora, vabbè, uno è Enzo Iacchetti che è nato a Castelleone, in provincia di Cremona, poi abbiamo Umberto Simonetta, che era interista, Gino Bramieri. Non sono tutti proprio comici, ma comunque o sono comici o sono amici dei comici. Adriano Celentano, Roberto Brivio dei Gufi, Giorgio Gaber, Gino e Michele, tutti e due interisti, Lella Costa, Pucci, Bevo Storti, Gioele Dix, Raul Cremona, Giovanni Storti di Aldo Giovanni e Giacomo, Bruno Arena dei Fichi d'India, Enrico Bertolino, Elio, Marco Santin della Gialappa, Ale di Ale Franz, Rovazzi, Dario Fo, chiedo scusa per l'accostamento, però non so come sia. Ah, perché Dario Fo è il primo di quelli non nati a Milano ma a San Giano. Dario Fo, Max Cavallari, sempre dei Fichi d'India, Stefano Chiodaroli, Giacomo di Aldo Giovanni e Giacomo, Antonio Catania che è nato da Cireale ma a Milano ha trovato anche la sua fortuna, e Fiorello e Nicola Savino. Forse ce n'è qualcuno sotto. E poi abbiamo Nicola, aspetta, ferma lì, ok, no, sono questi qua, quindi avete segnato i nomi, questo è l'Inter, quindi bei nomi, non so, da Dario Fo a Gaber. Per il Milan comunque non scherziamo, perché abbiamo Paolo Conte, Giorgio Porcaro, uno degli inventori del personaggio del Terruccello, Ugo Tognazzi, Francesco Mandelli, non giovane, Giorgio Panariello, inaspettatamente, Renato Pozzetto, Massimo Boldi, Ornella Vanoni, Enzo Iannacci, Beppe Viola, Cochi, di Cochi e Renato ovviamente, Mauro Di Francesco, Ricchi Tognazzi, Ugo Conti, Diego Batantuono, Gigio Alberti, Carla Taranto della Gialappa, Giorgio Gerarducci della Gialappa, scendiamo, e gliel'ho detto tra gli interisti, sì. Poi abbiamo tra i comici Matteo Salvini, ho messo... Giorgio Mastrota, qui mi fa piacere accostarli, Franz, Claudio Bisio, Leonardo Manera, Teo Teocoli, Renato Sarti, Walter Chiari, Umberto Smaila e Walter Fontana, che si è dichiarato milanista, poi agnostico dopo l'arrivo di Berlusconi. Allora, sono due squadroni. Chi dice che a Milano non avevamo comici? Allora, non sono tutti nati a Milano, ma due terzi sono nati a Milano e l'altro terzo ha trovato la fortuna a Milano. Allora, vogliamo un po', chi vota la squadra dell'Inter? Sulle mani! Su. Amala, ok? Giù le mani, chi vota la squadra del Milan? Secondo me ha vinto l'Inter. E, amici? Secondo me, io sono di parte, per me abbiamo vinto noi. Amala, pazza Inter. Ah, la cosa bellissima, veramente che mi fa godere proprio di brutto, è che non c'è neanche uno juventino, ragazzi. Per trovare qualche juventino ci sono, vabbè, dico i nomi, ci sono, non so, per dire Andrea Michele di Radio DJ, cari amici, vabbè, Max Pisu, ecco,
come direbbe Iannacci, roba minima. Linus, l'amico Sergio Ferentino, fondatore del nostro gruppo, Ezio Greggio, che però è piemontese, logico, vabbè, glielo perdoniamo di essere... poca roba, roba minima, sinte roba de barbù. Vabbè, allora, se anche pure avessimo deciso che ha vinto l'Inter, a consolazione imperitura dei milanisti, al Bar Gattullo, notoriamente, vigeva l'ufficio facce, su cui testimonia tra l'altro anche Gianni Mura, perché forse non l'abbiamo citato Gianni, ma il giornalista sportivo Gianni Mura era un po' di quella partita lì, soprattutto per amicizia e fratellanza spirituale con Beppe Viola. Avevano l'ufficio facce, cioè loro che si radunavano nel retro di Gattullo, guardavano gli avventori e dalla faccia capivano chi fossero i possibili milanisti e chi gli interisti. Quella è una faccia da interista e quindi non sarebbe mai andato a frequentarli nel retro. Cioè, il derby funzionava anche nelle pasticcerie del derby, nel senso appunto calcistico iniziale. Lo stesso Cumenda, la domanda io, guarda, di Sandro. Direi di far vedere quando gli chiedono: ma tu tieni al Milan? All'Inter? Gli chiedono: ma tu sei interista? Vorrei far vedere solo un pezzetto di un altro milanista che era segretario ufficiale dell'ufficio facce, Guido Nicchieri. Ivana, fai ballare l'olio sul tè. Via della Spiga, Hotel Cristallo di Cortina, 2 ore, 54 minuti e 27 secondi. Alboreto is nothing. Cos'è, il nuovo record stagionale? Esatto, ti dirò di più. Se noi arriviamo in camera nel giro di 3 minuti, siamo sotto il muro delle 3 ore. La vedo dura. Io per ritirare la chiave tocca restare in lista d'attesa tutta la mattina, vedrai. Ma quale lista d'attesa, testa? Io ho il passepartout qui. Questa è la testa della freccia latte. Tu stai vicino, mi segui e non prendi iniziative. Vamos. Grazie, signora. Ivana, hai visto l'animale come è andato via scodinzolando? Questa storia delle tue mega mance la trovo così cafona io. Ma quale cafona? Sei tu che non sai viaggiare, dai. La regola numero uno: quando arrivi in un albergo, devi presentarsi con il personale, no? Tu ti spari via un 300.000 e sei nel burro tutta la vacanza. Testa. Signora, ha chiamato? Sì, mio marito. Ah, senta. Dunque, urgono stampelle e raffica. E asciugamani come se piovesse. Rapido, mi raccomando. Grazie. Vedi, il mio non è un punto di vista, è un teorema, claro? Sì, sì, Li conosco i tuoi teoremi. Al mare si scende in spiaggia dopo le 2. Esatto. Quando gli animali sono già in pensione, alle prese con lo spago. E chi disfa le valigie è sempre la moglie. Che passa? Dai, dire. Facciamo uno strappo alle tue regole, Guarda, la libidine sarebbe per il sì, Ma il pilota dopo il Gran Premio ha bisogno del suo descanso. E poi è scattata la regola numero 2. Giro di ricognizione del pueblo, ricerca de los amigos. Hasta la vista. Ivana, mi raccomando, il panta nell'armadio, il pantalone, bello diretto, hai capito? E un po' di ordine in stanza. See you later. No, ho fatto vedere questo perché è proprio il prototipo del personaggio del derby scelto per quello che sapeva dire, perché lui era personaggio così anche nella vita di tutti i giorni. Iannacci lo fa, i due libri sono legati perché Guido Nicchieri ha iniziato a fare degli spettacoli grazie a Enzo Iannacci. Enzo Iannacci fa uno spettacolo teatrale con tutti gli amici del derby, quelli di cui abbiamo parlato finora, che si chiamava La Tappezzeria. C'è un padrone di casa che deve fare dei lavori ed è interpretato da Guido Nicchieri. Aveva già capito tutto Iannacci: uno che fa finta, fa i lavori costosi ma poi dopo non paga. Prima battuta di Guido Nicchieri scritta da Enzo Iannacci è: buona la meringa, ma de grana geneminga. Aveva già capito tutto. Beh,
Allora, questo forse non è appunto il settore più alto dell'umorismo milanese, quello proprio di base, basato sulla pronuncia, ma nel Calderone ci stava tutto. Ecco. Quello forse è una sintesi che possiamo fare, di anche una forte mescolanza tra alto e basso. Io direi che il primo tempo di questo incontro doppio era questo. Ringrazio molto gli amici Ardemagni e Patè per essersi prestati. See you later, facciamo 10 minuti di ricreazione e poi ricominciamo.